C'è la volontà della Regione Basilicata di salvare la realizzazione dell'ospedale unico di Lago Negro, c'è pertanto dell'ottimismo da parte del sindaco lucano Domenico Mitidieri, stato d'animo che trae forza dall'ultimo incontro regionale che ha coinvolto di recente il governatore Pittella e tutti gli attori, politici e non, interessati alle dinamiche legate alla nascita dell'ormai storica struttura del vasto comprensorio del Lago Negrese, progetto bloccato, fondi esigui, braccio di ferro con la Sol, l'azienda che sta lavorando al progetto, diversi confronti con i cittadini e le sigle sindacali. Oggi la Regione Basilicata ormai ha preso la sua posizione. Ci saranno dei passaggi che interesseranno anche l'attuale presidio cittadino della salute. E il sindaco Mitidieri, per ora, si mostra sereno. Il presidente Pittella, insieme anche al suo staff e quindi al RUP, al direttore generale, all'assessore Franconi e al direttore generale dei dipartimenti, ha assunto l'impegno comunque a far sì che il nostro territorio si possa dotare di una struttura ospedaliera efficiente e più accogliente, mantenendo l'impegno innanzitutto a mettere mani sull'attuale struttura, rendendola più efficiente, ma nello stesso tempo anche in sicurezza, quindi il presidio San Giovanni, con un importo da destinare a tale struttura, diciamo, senza che vengano intaccati 64 milioni di euro che oggi la Regione Basilicata ha a disposizione nelle proprie casse prima di chiudere definitivamente con la procedura risolutiva del contratto. Si possa avere comunque una riflessione, ancora un'ulteriore considerazione da parte della concessionaria. Qualora ciò non dovesse avvenire, quell'importo destinato alla società verrà comunque verificato nel senso messo in attuazione progettuale da parte del RUP e quindi da parte di un gruppo di tecnici per far sì che comunque il progetto esecutivo possa essere rivisitato, rimodulato, riportandolo insomma nei termini della disponibilità economica della regione e pensare alla realizzazione di una struttura seppur più piccola ma comunque efficiente e capace di soddisfare le esigenze sanitarie.